Spiaggia, sole, mare. Con l'arrivo dell'estate, però, aumenta anche il rischio di subire danni legati all'esposizione solare. Questi possono andare da semplici scottature a danni anche più gravi, che nel lungo periodo possono diventare serie patologie. Non dobbiamo sottovalutare il sole, quindi prima di partire per le vacanze, oltre al costume e la paletta, ricordatevi di portare anche una buona protezione solare. I filtri solari sono sostanze in grado di filtrare la radiazione solare. Questa è composta da tre tipi di radiazioni, le UVA, le UVB e le UVC. Tutte queste radiazioni a dose elevate possono essere molto dannose per l'organismo. Possono essere causa di danni cellulari, come ad esempio cancro alla pelle, ustioni, dermatiti e fotoinvecchiamento. Possono provocare danni alla vista e possono attivare anche dei virus, come ad esempio quello dell'herpes simplex. L'utilizzo di protezioni solari è consigliato a tutti gli individui a rischio, come ad esempio bambini, donne in gravidanza e anziani, ma anche a quei soggetti che hanno un fototipo basso, quindi pelle chiara, capelli chiari, occhi chiari. All'interno dei prodotti cosmetici con protezione solare troviamo due tipi di filtri, filtri chimici e filtri fisici. I filtri chimici sono delle molecole in grado di assorbire la radiazione solare e di ridistribuirla sotto forma di calore. Questi garantiscono un'abbronzatura omogenea, però aumentano anche il rischio di allergie. I filtri fisici invece sono delle polveri in grado di riflettere la radiazione solare. Questi filtri sono particolarmente sicuri, però possono essere causa di quel fastidioso effetto bianco. Prodotti per la protezione solare li troviamo in ogni forma, li troviamo sotto forma di latte, latte spray, spray secco, olio, creme. Quando scegliamo uno di questi prodotti dobbiamo considerare il tipo di esposizione che andremo a prendere, il nostro tipo di pelle, quindi se è una pelle secca, grassa, eccetera, e il nostro fototipo, quindi la nostra carnagione. I prodotti cosmetici solari sono sottoposti a severi controlli. Devono risultare quindi ben tollerati dalla pelle, devono essere atossici, resistenti all'acqua e al sudore e devono mantenersi stabili sotto le alte temperature. Riportata sulla confezione troviamo un valore numerico chiamato SPF, ovvero Sun Protection Factor. Questo indica la capacità di un cosmetico di proteggerci dalla radiazione solare. Questo valore viene determinato attraverso una serie di test sulla pelle. Ad esempio, se abbiamo un cosmetico con fattore protettivo 30, questo vuol dire che ci proteggerà dall'eritema per un'esposizione solare 30 volte superiore rispetto a quella di norma. Possiamo anche considerare così, un cosmetico con protezione solare 30 farà passare solamente un trentesimo della radiazione solare. Quindi circa assorbiremo il 3,33%. Di conseguenza circa il 97% della radiazione verrà respinta. Prestiamo sempre attenzione all'etichetta. Il fattore riportato è un fattore minimo. Vuol dire quindi che quando sarà riportato un SPF 30, questo in realtà potrà proteggere fino a 49,9. Dopodiché passeremo al 50. La dicitura 50 più invece si riferisce a un valore superiore o maggiore a 60. Come ultimo consiglio vi suggerisco di spendere qualche euro in più per il prodotto solare, pur di scegliere un prodotto di qualità e che sia garantito e certificato per evitare poi spiacevoli inconvenienti in futuro. Vi ricordo che l'esposizione solare è necessaria soprattutto in estate per la sintesi della vitamina D, per il sistema immunitario e per le ossa. Ma ricordiamoci che i danni alla pelle spesso sono subdoli e possono apparire anche anni dopo l'esposizione. Se questo video vi è piaciuto, come sempre vi invito a mettere mi piace e ad iscrivervi al mio canale. A presto!